Buongiorno, questo è il prodotto. Vi faccio vedere che la parte sotto presenta un'utile e pratica funzione per avvolgere il cavo in eccesso. Poi la brocca si alza, cioè il coperchio si alza premendo il tasto perché potrebbe essere molto calda la parte sopra, e si pulisce con un panno. Questa forse è la parte negativa, cioè bisogna pulirla un po' così, nel senso che non si può mettere in lavastoviglie. Quindi l'unico lato negativo che io vedo in questo prodotto è proprio la pulizia, però si riesce tranquillamente, perché tanto basta farlo subito, cioè nel senso non è che dovete lasciarla con i residui di tè per una settimana, perché poi è complicato. Poi si prende, si appoggia nella sua base e si accende. Possiamo andare a selezionare una delle modalità preimpostate e premere start. Voilà, adesso questa è la temperatura interna, salirà piano piano fino a raggiungere in questo caso i 90 gradi. Ci vuole circa un minuto e mezzo. Ora annulliamo. Spenta, perfetto. Attenzione che se adesso provo a riaccenderla, vedete che non va, perché la temperatura deve essere sotto i 50 gradi. Se all'interno lei ha più di 50 gradi, non parte. Nel momento in cui l'abbiamo spenta, capito? Quindi anch'io all'inizio pensavo potesse avere un guasto, invece è proprio così. Basta aspettare che la temperatura scenda un attimino sotto i 50 gradi. Attenzione che un'altra cosa bella da dire è che la parte che scalda è proprio interna, quindi si può appoggiare tranquillamente su un tavolo da qualsiasi parte senza problemi. Quindi vabbè, qui siamo in un ufficio, la usiamo per farci il tè, va benissimo.